Noi oggi rilanciamo quello che già abbiamo lanciato 2 settimane fa, crediamo che se non si dovesse chiudere la trattativa tra le forze di coalizione immediatamente su un nome che possa unire tutte le, almeno i 4 partiti più le liste civiche, credo che l'unico strumento utile sia quello delle primarie. È vero che siamo leggermente in ritardo, ma con un gruppo di lavoro in realtà sarebbe ancora fattibile la cosa, quindi noi ci siamo, oggi lanciamo questa iniziativa, speriamo che le altre forze le raccolgano o comunque che entro la settimana prossima ci riuniamo per definire il candidato di Montesilvano e di Pescara. Noi siamo in prima fila, siamo pronti ad organizzare il tutto perché si può fare, volendo si può fare, Fratelli d'Italia mette a disposizione risorse e uomini per poterlo fare, chiaramente sempre insieme a tutte le forze di coalizione che devono essere d'accordo. Lillo Cordoma, ex sindaco di Montesilvano, passa a Fratelli d'Italia oggi l'annuncio ufficiale. I motivi di questa scelta. Torno a casa mia, dove sono cresciuto, dove ho ritrovato i valori con cui politicamente sono cresciuto, i principi con cui sono cresciuto politicamente. È un partito in cui mi riconosco e credo che possa dare il partito molto a me, ma soprattutto io molto al partito, con la consapevolezza anche di poter dare alla mia città, dove si voterà tra qualche mese, nuova linfa politica per farla rivivere e farla tornare a splendere. Si candiderà per le amministrative a Montesilvano? Ma io do la mia disponibilità, la mia esperienza e soprattutto il mio ben fatto di quei 5 anni di amministrazione Cordoma che hanno lasciato il segno, i cui segni si vedono tuttora. Do la mia disponibilità sia al partito che alla città.